Ciao, sono Lucio Rivera e sono il presidente dell'Associazione Sportiva Santa Cecilia di Milano. Mi trovo attualmente ad Ambalakilonga, qui nel Madagascar centrale. Siamo qui da circa una settimana e in questa settimana abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare tutto lo staff di Educatori Senza Frontiere, che si occupano di 35 ragazzi del posto, che fanno studiare, fanno e mettono nella società, cercando di dargli una mano per un futuro migliore. E abbiamo anche aiutato Valentina del CSI per il Mondo in una formazione di educatori, una formazione che prevedeva insomma l'educazione e il fair play nello sport. È stato un bel corso e ha avuto un grande successo. E con i ragazzi del centro è stato amore a prima vista, è bastata una partita di pallone per far scoccare la scintilla tra noi e loro. Non vedo l'ora di raccontare tutte queste cose alla mia società sportiva, che è lì che mi aspetta, curiosa di questa mia avventura. Ecco, un caro saluto a tutti, viva il CSI per il Mondo, viva il Madagascar, viva Santa Cecilia. Ciao, sono Valentina Piazza, responsabile coordinatrice del progetto CSI per il Mondo del Centro Sportivo Italiano. In questo momento ci troviamo a Ambalakilonga, la struttura di Educatori Senza Frontiere a Fianà, nella parte centrale del Madagascar. Siamo venuti qui per due motivi: per fare un corso di formazione per allenatori, educatori e dirigenti sul tema dell'educazione attraverso lo sport e sul fair play. E il secondo motivo è che abbiamo accompagnato due rappresentanti delle nostre società sportive a conoscere la loro realtà gemellata. Infatti da un anno abbiamo attivato questo progetto dei gemellaggi, per cui le nostre società sportive hanno la possibilità di aggiungere una squadra al numero delle squadre che hanno in Italia. Tornare in Africa è stata una bellissima sensazione. È stata anche una sensazione inaspettata, un po' come quando si fa il primo bagno al mare dopo un anno lontani, insomma. Siamo partiti il primo giorno con un'idea un po' confusa del concetto di fair play e terminiamo il corso con la presentazione di progetti anche sul tema dell'inclusione attraverso lo sport, quindi diciamo che gli obiettivi sono stati centrati tutti. Speriamo di tornare qui presto, speriamo di fare nuove missioni presto, sicuramente la prima sarà in Cile e in Perù con l'inizio dell'anno, e continuate a seguirci, ciao! Salamabio, io mi chiamo Daniele Acunzo e sono un dirigente sportivo e membro del consiglio direttivo della società sportiva Linea Verde di Cormano. Alle mie spalle c'è la comunità di Ambalakilonga, okay, in provincia di Fianarantsoa, in Madagascar. Qui questa settimana Valentina Piazza di CSI Milano, io e il presidente di Santa Cecilia, Lucio Rivera, abbiamo tenuto un corso di formazione sul fair play, a tema fair play, con quasi 100 corsisti. Ovviamente io e Lucio abbiamo solo supportato la grandissima Valentina, però non eravamo qui solo per questo, eravamo qui anche per conoscere la realtà con la quale ci siamo gemellati, una realtà che abbiamo deciso di sostenere quasi un anno fa, scegliendo di aderire al Club CSI per il Mondo come società sportiva Linea Verde e Santa Cecilia. Dopo aver fatto questa esperienza, dopo aver conosciuto questa realtà, non posso che essere più felice di aver fatto questa scelta come società. Come ha detto Lucio, noi siamo arrivati carichi di materiale sportivo, però torniamo altrettanto carichi degli sguardi dei ragazzi, delle loro emozioni, di quelle che sono state le nostre emozioni in un altro paese, di esperienza. Quindi noi torniamo carichi di un'esperienza che non dico ci cambierà la vita, anche se lo farà effettivamente, però ci dà uno sguardo diverso sulla realtà, uno sguardo diverso anche in ambito sportivo. Io veramente non posso che essere più che felice e fiero di avere questa nuova squadra nel nostro portfolio di squadre della società sportiva Linea Verde, ma anche del Santa Cecilia. Questa è veramente un'esperienza importante
che farà parte del mio cuore, così come faranno parte i ragazzi, ma anche tutto lo staff della comunità di Ambala Kidonga. Veramente avrà uno spazio molto importante nel mio cuore. Salamavia. Ciao a tutti. CSI per il mondo, sono stata per 3 volte in missione ad Haiti. Il ricordo più forte che ho è quello di una giornata organizzata come un'olimpiade alla periferia di Port-au-Prince e di una corsa campestre organizzata tra le vie di una baraccopoli dove le persone facevano il tifo per i partecipanti che correvano scalzi e in mezzo alla polvere. Mi porto a casa le gioie su quei volti che non ho mai visto in nessun'altra corsa. Con CSI per il mondo 2 volte, Haiti e Cile. E grazie a queste esperienze ho potuto conoscere diverse culture, diverse realtà, incontrare tante persone che mi hanno fatto crescere, tanti bambini, tanti sorrisi. E grazie a queste esperienze sono tornata con occhi diversi e riesco a vivere la mia quotidianità in modo diverso, capendo di essere fortunata ad essere nata qui. Quindi sono più le cose che sono riuscite a darmi tutte quelle persone che il contrario, e speriamo che post pandemia si potrà ripartire. Ciao ragazzi, io sono Federico Cavana e volevo dirvi solo una cosa: partecipare al viaggio CSI per il mondo, appunto in giro per il mondo, è stata sicuramente un'esperienza bellissima ed è stata la migliore esperienza della vita che io abbia mai fatto, perché ti mette a contatto proprio con realtà che non si vedono tutti i giorni e che cambiano l'approccio nella vita quotidiana. E sicuramente per un giovane entrare a contatto con realtà e culture diverse di un mondo in cui non si è mai sentito parlare o si è mai visto è sicuramente un grandissimo bagaglio che si può portare con sé per sempre. Pertanto invito tutti i giovani del mondo a partecipare con CSI per il mondo e a divertirsi con loro, lasciando un sorriso anche alle persone che hanno veramente bisogno. Ciao! Ciao a tutti e a tutte! Sono qui oggi per raccontarvi un poco di quello che tanto fa CSI per il mondo, che è la parte del Comitato Sportivo Italiano che si interessa di fare questi viaggi a contatto con vari luoghi del mondo meno fortunati. CSI per il mondo da molti anni, da più di 10 anni, attraverso il linguaggio dello sport si avvicina a culture e a luoghi dove forse ci sono varie difficoltà, oltre quella proprio di vita essenziale, ma anche difficoltà relazionali, difficoltà proprio nel vivere una quotidianità giocosa e spensierata. Lo sport è un gioco che ha il divertimento come linguaggio fondamentale e penso sia bellissimo il fatto di avvicinarsi a persone e a culture diverse attraverso lo sport, ed è quello che CSI per il mondo fa con le sue missioni attraverso i volontari. Quindi vi invito a informarvi, a guardare sui loro social, le loro pagine, le immagini, i video che ci sono delle ultime missioni, no? Mi ricordo che attraverso lo sport siamo entrati veramente in contatto con i ragazzi e le ragazze che avevamo conosciuto. Abbiamo giocato tutti insieme e credo che attraverso lo sport si possa migliorare in tanti ambiti, ed è quello che facesse per il mondo e di cui io sono grato di averlo raccontato, e spero veramente presto di partecipare a una delle missioni in giro per il mondo con CSI. Ciao! Ciao, sono Dino Meneghin.
Ho vissuto una vita intera nella pallacanestro e ho realizzato che lo sport non ti insegna solo a vincere qualche partita, ma ti dà una formazione per avere un obiettivo, lavorarci sopra, per diventare più forte ed avere così più coraggio per affrontare le avversità che magari la vita ti pone davanti. Per cui è per questo che sostengo il progetto di CSI nel mondo, per il volontariato sportivo, che andrà in giro appunto per il mondo a far credere ai ragazzi e ai più giovani che attraverso il sacrificio, attraverso la forza interiore e anche la gioia di fare lo sport, si può veramente uscire da problematiche molto serie. Corri anche tu con noi, diventa un volontario sportivo nel mondo e ti sentirai anche più forte. Ciao! Sostieni insieme a me la corsa di CSI per il mondo verso una speranza concreta per i bambini che vivono nelle periferie del nostro pianeta. C'è uno sport che cambia il corso della vita. Sostienilo insieme a me.